Mauro Uliassi, ristorante Uliassi di Senigallia. Il lab è il laboratorio che noi facciamo quando siamo chiusi. Il ristorante chiude il 27 di dicembre, riapre alla fine di marzo. Un mese siamo in giro per il mondo e poi facciamo 40 giorni di studio e ricerca insieme ad altri 4-5 cuochi. E da lì nasce appunto, scaturisce il lab che è il nostro laboratorio. Quindi il lab rappresenta quello che noi siamo oggi. I piatti del lab di quest'anno sono di triglia, intuppato con il brodo di triglia. La triglia viene scottata, messa su questo crostino e arricchita con del fegato affumicato di rana pescatrice. Il pancotto fatto con pane casereccio, bollito in un fumetto di pesce, poi raffreddato e condito con una granita di noci di mare, latte di mandorla e mandorle. Benvenuto al mare, si tratta di una ciotola dove noi dentro mettiamo degli elementi profondamente marini che sono gli anemoni di mare, con il fegato della seppia, il plankton e le alghe, e il tutto viene poi bagnato con un brodo caldo di vongole e poi bevuto, mescolato bene e poi bevuto, e proprio c'è questo sprigionamento di intensità e di calore marino. Sono già qualche anno che giochiamo con le rane e con le lumache, abbiamo fatto il nuovo piatto con le rane e lumache. Questo è un succo di redistico, cioè di finocchi, di sedano di montagna con il succo di lattuga, noci, rane bollite, lumache arrostite e poi tutto quanto arricchito con del finocchio marino e la ficuola di grassate, sono delle erbe sapide che crescono sulla sabbia. Un altro piatto del lab è la sogliola alla maître d'hôtel. Siamo ispirati a questa sogliola che si faceva in sala, che cucinavano i camerieri utilizzando il burro alla maître d'hôtel, questo burro preparato alla cucina, che è un burro composto condito con limone, aglio e prezzemolo. Noi abbiamo preso lo spunto da questo, ricostruito il piatto, cucinando la sogliola nel burro, però ricostruendo poi i vari elementi in modo singolo, per cui abbiamo fatto una spuma di brodo di burro con del fumetto di pesce, del limone molto intenso ottenuto con una macchina che si chiama Rotovac, che fa bollire gli elementi a 25, 22, 25 gradi, e poi una spuma d'aglio. E quindi mangiandolo, sentono tutti quanti gli elementi uno per uno, ma poi alla fine ti torna in bocca e in mente appunto il sapore e il profumo della maître d'hôtel. Un altro piatto nuovissimo erano gli spaghetti con l'olio di canapa e il tartufo nero, e infine abbiamo chiuso con il baccalà gaspé, che è questo baccalà canadese, con delle trippe di baccalà e noci di mare. Poi abbiamo fatto i vari dolci, sono il dolce quello con la meringa, limone e cardamomo, che serve appunto per rinfrescare e far riprendere il piacere ancora di mangiarsi un altro dolce. Ci sediamo in 5 sul tavolo, visualizziamo l'idea che vogliamo sviluppare. Quindi non c'è niente, c'è un'idea, questa idea viene visualizzata, viene scritta e poi tutto quello che viene scritto viene fatto. Certamente l'idea è molto più veloce della realizzazione, per cui non funziona mai subito, bisogna rimettersi a sedere e anche diverse volte, e qualche volta si arriva anche a dei livelli di tensione molto alti perché sembra che non si riesca a realizzare nulla, ma noi abbiamo imparato che dobbiamo insistere, perché poi alla fine è come una nebbia che si alza e nel giro di 4-5 giorni mettiamo in fila una decina di nuovi piatti. E quindi poi si ha una profonda soddisfazione perché uno ha la possibilità di vivere l'esperienza creativa nel vero senso della parola, e che in più è anche un qualche cosa che coinvolge tutto quanto il gruppo di lavoro. Non tanto, perché comunque la ricerca e lo studio avvengono a tavolino e l'esperienza che noi ci portiamo presso è infinita. Io ho 40 e passa anni di lavoro alle spalle, i miei cuochi ventennale, chi trentennale, per cui il background che abbiamo è grandissimo, le ispirazioni sono infinite, noi ci ispiriamo sempre all'ambiente che ci circonda, che è molto marino, intensamente marino, per cui se tu d'amblè puoi anche non riuscire a immaginarti qualche cosa, ma se ti metti con la testa a pensare a sviluppare un'idea, poi sicuramente ci riesci. Basta che una mattina fai una passeggiata al mare e subito si aprono infinite possibilità. Ma il cuoco ha una funzione profondamente sociale e anche molto fortunato, perché ha la possibilità di vivere nel quotidiano due fondamenti della vita, che sono l'amore e il cibo. E in più il cibo lo mette in relazione continuamente con la gente, per cui lui ha la possibilità di nutrirsi delle persone anche in modo privilegiato, perché attraverso il cibo entra dentro le persone, per cui le conosce in modo molto profondo e intimo. Lei pensi che tutti i giorni un cuoco ha minimo a che fare con un centinaio di persone, una diversa dall'altra, costantemente, tutti i giorni una diversa dall'altra. Quindi
ha la possibilità veramente di è sempre molto allenato alla diversità e alle relazioni che gli si pongono nel quotidiano. Non ci abbiamo obiettivi, noi ci siamo sempre divertiti nel qui e adesso. Noi non pensiamo troppo distante, pensiamo a concentrarci profondamente in quello che noi viviamo al momento. Lui se ne sta andando, voglio salutare il Ciomei. Il Ciomei lo intervistiamo subito perché il Ciomei, io lo conosco da tanti anni, il Crapa Pelata, quando già scriveva di noi in tantissimo tempo fa sul Gambero Rosso. Sono contento che è venuto qui con i suoi amici, con voi, e spero che abbiate passato una buona giornata. Grazie.